La sospensione dei ricoveri nella clinica geriatrica dell'ospedale di Chieti, ordinata dal direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, a partire dal 28 giugno per tamponare le carenze organiche del pronto soccorso, è al centro di roventi polemiche. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle chiedono le dimissioni del DG Schell, mentre il presidente del comitato ristretto dei sindaci dell'azienda sanitaria, Diego Ferrara, sollecita l'assunzione di medici e infermieri per risolvere il problema della carenza di organico e critica sia nel merito che nel metodo le scelte del manager. Il provvedimento, quantunque sia stato specificato di relativa breve durata, ovvero sia per tutto il mese di luglio, preoccupa sia per il metodo che per il merito. Il metodo perché in pratica, come tutti sapete, sia io che il rettore dell'università abbiamo saputo di questa decisione dai giornali senza condivisione. Nel merito perché anch'io, come amministratore di un comune che sta di molto al di sotto delle capacità del numero di persone che lavorano, basti pensare che nel comune di Chieti dovremmo avere 450 dipendenti e attualmente ne abbiamo 180, mai mi sognerei di chiudere un settore per spostare tutti i dipendenti di quel settore in un altro. Io faccio i giochi di equilibrio tutti i giorni, quando ho necessità ci sono funzionari e impiegati che vengono utilizzati in altri settori, ma mai chiudendone uno completamente, come ha fatto il dottor Schell con la clinica geriatrica. Da sindaco di Chieti, presidente del comitato, ma anche da medico, questa scelta mi preoccupa e mi lascia senza parole, evidenzia Ferrara. Il comitato dei sindaci aveva già dato nell'autunno dell'anno scorso parere negativo sull'operato del dottor Schell, che poi è stato mantenuto al suo posto dalla regione. Bisogna risolvere i problemi assistenziali in un ospedale? Bisogna assumere medici e infermieri.